sono in arrivo più di 40 milioni di euro per strade e scuole nella provincia di Potenza. Questo almeno quanto stabilito ieri dal Consiglio provinciale. Deborah Verde. Buone notizie per viabilità, edilizia scolastica e patrimonio. Approvata all'unanimità ieri dal Consiglio provinciale di Potenza una variazione di bilancio in entrata di 43 milioni di euro. Sono 104 gli interventi previsti, 94 riguarderanno la riqualificazione funzionale, il consolidamento e la messa in sicurezza della viabilità provinciale, per un investimento di 39 milioni 610 mila euro, mentre 3 milioni e 700 mila euro circa saranno impiegate per nuovi interventi di edilizia scolastica e patrimonio finalizzati alla prosecuzione del programma Scuole Ecologiche in Scuole Sicure nel Vulture Alto Bradano e nel Lago Negrese, al recupero strutturale e funzionale dell'edificio denominato Casina Laghi di Monticchio e al completamento dell'intervento di riqualificazione della Casa Cantoniera di Nemoli. Dei 43 milioni di euro, 28 milioni circa sono stati assegnati dal CIPE il 3 agosto 2012, 12 milioni e 600 mila euro circa dalla riprogrammazione delle risorse dei patti territoriali, Sapori Lucani, Patto della Corsetteria e Area Sud, 2 milioni di euro sono stati assegnati dalla Giunta regionale ai comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa.